Ciao a tutti, diavoletti! Oggi sono molto triste! Anto, ma perché stai piangendo? Cos'è successo? Io non sono a conoscenza di nulla. Vinci, guarda questa foto! Questo è un vampiro! E io stanotte ho sognato di essere un vampiro! E io adesso voglio essere un vampiro! È così bello essere un vampiro, guarda! I suoi denti sono bellissimi! Non sono come i nostri denti normali! Oh, voglio essere un vampiro! Ok, Anto, tranquillo, stanotte non hai fatto un sogno, hai fatto completamente un incubo, ma sei impazzito, tu sei matto! Diventare un vampiro, ma i vampiri sono molto pericolosi! Basta, non mi interessa, voglio essere un vampiro, ma è impossibile essere un vampiro, perché io voglio diventare un vampiro? C'è un metodo per diventare un vampiro? Io spero sinceramente di no, perché diventare un vampiro... Come di no? Come di no? Io voglio essere un vampiro, Vinci! Esiste un metodo? Esiste un metodo? Io credo proprio di no, perché diventare un vampiro è molto pericoloso. Avresti dei denti veramente affilati, molto pericolosi, e potresti farmi del male. Hai ragione, Vinci, potrei farti del male, perché se tu fossi un umano e io un vampiro, potrei morderti, quindi... Esatto. Ok, sarebbe una cosa troppo rischiosa e pericolosa. Un incubo. Chi è che sta bussando alla nostra porta? Hai invitato qualcuno? No, non ho invitato nessuno, ma non è che sta bussando un vampiro? Ah, no, e questo sai cosa significa? Vinci, se fossi un vampiro, io conoscerei un vampiro per la prima volta e... facciamo amicizia. Ah, no. Dai, Vinci, apriamo questa porta. Chi sta bussando? Un vampiro? Chi sta bussando? Un vampiro? Vinci, ma guarda, i vampiri sono molto carini. Ok. Sta bussando alla porta, sta bussando alla porta e io devo aprire. Che fai? Tu apri? Io no, perché ho davvero tanta paura. Il vampiro potrebbe mordermi e dopo io farei così, a terra sverrei e non voglio. Vinci, dai, ma non pensare sempre a cose pericolose. Diavoletti, adesso apriamo questa porta e se c'è un vampiro facciamo amicizia, non ci farà del male. Lo spero. Ok, adesso apriamo questa porta. Sei proprio sicuro? Il vampiro potrebbe morderci. Vinci, lo so che ai vampiri piace mordere gli umani, però... Dai, questo potrebbe essere buono, potrebbe essere un buon vampiro. Ma tu che ne sai se non lo conosciamo neanche? Non tutti sono cattivi, non tutti i vampiri sono cattivi. Vampiro? Cosa? C'è un vampiro, aiuto? Diavoletti? Non c'è un vampiro. Qualcuno ha lasciato quella tomba fuori la nostra porta. Che ne dite? Devo uscire fuori la porta? Oppure c'è un vampiro che mi attaccherà? È stata tutta colpa tua. Hai richiamato un vampiro. Oh mio Dio, questa è una borsa a forma di tomba. Portiamo dentro queste cose, portiamo dentro casa queste cose. Muoviti, prima che ci veda qualcuno. Ok, diavoletti. Ma cosa sono questi oggetti? Sono molto strani. Non aprire questa borsa. Perché non dobbiamo aprire questa borsa? Ma questa borsa è molto carina. Dai, dammela, è mia. No, Vinci! Non possiamo aprirla, guarda, non possiamo aprirla! Oh mio Dio, molto diavoletti, sospetto. Cosa facciamo? Cosa facciamo? Abbiamo una tomba davanti ai nostri occhi e non possiamo aprirla, ma questo è un mistero. E se è un mistero, io voglio scoprirlo. Allora, due sono le cose. O la apriamo e non diamo retta a questo stupido foglio, oppure... La buttiamo nella spazzatura! Proprio così. Ma Vinci, io non voglio buttare questa tomba nella spazzatura. E se questa è una tomba rara? Prima pensavamo che ci fosse un vampiro pericoloso fuori la nostra porta, ma poi abbiamo trovato questo oggetto molto raro. E quindi adesso io voglio scoprire questo mistero. Ma qui c'è scritto non aprire questa borsa, perché? No. Non c'è scritto qui. Dove è scritto? Perché hai strappato il foglio? Ok. Apriamo questa borsa, diavoletti. E speriamo che non esce qualcosa di brutto. Cosa? Diavoletti? Ma ci sono tantissimi fogli. Tanti oggetti strani. Ci sono tante cose in questa borsa. Iniziamo a leggere questi fogli. Cosa c'è scritto in questi fogli? Diavoletti, questo è un grande mistero. Cosa? Se hai aperto questa borsa, adesso dovrai diventare un vampiro. No. Vinci, chi ha aperto questa borsa? Io o tu? Hai aperto tu questa borsa, quindi adesso diventerai un vampiro. Il tuo peggior incubo. Quell'incubo che hai fatto stanotte, ti ricordi che volevi diventare un vampiro a tutti i costi? Ecco, adesso si sta avverando. Complimenti, buona fortuna. Diavoletti, io ho aperto questa borsa. Io con le mie mani?
Quindi adesso io dovrò diventare un vampiro? Diavoletti, leggiamo altri fogli. Ho molta paura di diventare un vampiro, ma forse è bello diventare un vampiro, no? È bello essere un vampiro. Non lo è. Leggiamo altri fogli. Cosa? Dentro questa borsa ci sono degli oggetti che ti faranno diventare un vampiro. Attenzione, i vampiri sono molto pericolosi per gli esseri umani. Ecco, e adesso per me sarà molto pericoloso stare al tuo fianco, quindi allontanati da me. Vinci, se io diventassi un vampiro, sarei troppo pericoloso per te, perché potrei morderti. I vampiri mordono gli esseri umani. Esatto. Quindi ci devo pensare bene. No, Anto, non ci puoi pensare perché... Guarda qui cosa c'è scritto. Adesso dovrei diventare un vampiro. E tu con le tue stesse mani hai aperto questa borsa, quindi non hai scelta. Devo diventare per forza un vampiro. Ok, leggiamo un altro foglio. Qui ci sono tantissimi fogli. Cosa? Diavoletti, questo foglio è molto triste. Se diventi un vampiro, potresti mordere alla persona a cui tieni di più. Oh no, allontanati da me. Oh no, diavoletti, se io diventassi un vampiro, potrei mordere Vinci. Cosa succederà a Vinci? Cosa succederà? Non esisteranno più Anto e Vinci? No, perché tu diventerai un vampiro. E potrei mordere anche il nostro cagnolino. Esatto, sarai molto pericoloso, Anto, ma non hai scelta. Hai aperto quella stupida borsa. Perché? Io pensavo ci fossero dei dolcetti lì dentro. Perché ho aperto quella borsa? Non dovevo aprire quella borsa, non dovevo! Ok, mi alzo. E adesso, diavoletti, mi trasformerò in un vampiro. Ok, vediamo quali sono gli oggetti nascosti qui dentro. Cosa? Ok, leggiamo questo foglio. Il primo passaggio è questo. 1. Indossa questi gioielli antichi. E dove sono questi gioielli antichi? Forse si trovano nella borsa. Questo è il primo, guarda. Questo è il primo. Ok. Questo è il secondo. E questo qui? Diavoletti, ho trovato l'ultimo. Guardate, è uguale. È questo qui. Quindi adesso devo indossare questi gioielli? Sì. Ok, inizia ad indossare questo. Fatto! Adesso indosso questo. Fatto! E adesso devo indossare questa collana. Diavoletti, indosso questa collana, la indosso? Non mi entra. Perché non mi entra? Qui faccio così e la metto. Ok, messa. Adesso diventerai un vampiro, allontanati da me. Vinci, è solo il primo passaggio. Devo seguire altri passaggi per diventare un vampiro. Ci sono altri passaggi? Sì, questo è solo il primo passaggio. E ho indossato questi gioielli antichi. Guarda, li ho indossati. Che belli, vero? Ok, Vinci, vediamo quali sono gli altri passaggi. Vediamo quali sono gli altri passaggi. Cosa? 2. Firma questo foglio se vuoi diventare un vampiro. Certo che voglio diventare un vampiro, adesso lo firmo subito. Sei proprio sicuro? Sì, Vinci, adesso vado a prendere la penna. Oh, quindi vuoi proprio diventare un vampiro? Allora sei proprio tu che vuoi farmi del male, perché guarda qui cosa c'è scritto. Se diventi un vampiro potresti mordere la persona a cui tieni di più. Allora vuoi mordermi perché vuoi firmare questo foglio? Stai scherzando, vero? Vinci, dai, ma io ti riconoscerò secondo me e non ti morderò. Allora devo firmare questo foglio se voglio diventare un vampiro, lo firmo subito. Anto. Fatto, l'ho firmato. Adesso diventerai un vampiro? Vinci, questo è solo il secondo passaggio. Secondo me ci sono altri passaggi. Altri passaggi? Sì, sono tutti qui dentro, sono tutti qui dentro. Ok. Quale sarà il terzo passaggio? Quale sarà il terzo passaggio? 3. Indossa questa collana di ragni. Cosa? Vinci, questa è una collana di ragni e devo indossarla. Che bella questa collana. La fobia dei ragni e questa collana è davvero... Vinci, lo so che è la fobia dei ragni. Ok, diavoletti, adesso il terzo passaggio è indossare questa collana di ragni. Fatto. Come ti senti? L'ho indossata. Mi sento un po' strano. Adesso mi sento proprio di malumore. Sono molto triste. Oh no, non va per niente bene. Sei già un vampiro? No, ma mi sento molto giù, molto triste. Oh no, Anto, ma sei molto spaventoso e adesso mi nascondo qui dietro. Vinci, ma io ti riconosco ancora. Non ti preoccupare, so chi sei. Per ora?
Ok, ma quali sono gli altri passaggi? Non lo so, cosa c'è? Cosa? Qui c'è una pozione rossa? Oh mio Dio, questo è l'ultimo passaggio. Diavoletti, mi sento molto giù, molto strano. Questa pozione completerà... Cosa? Qui ci sono altri fogli? Ecco perché mi sento strano. Ecco perché mi sento strano. Adesso ti inizieranno a spuntare i denti da vampiro. Stai attento a non mordere la persona a cui tieni di più. Oh no. Ecco perché mi fa male tanto la bocca, perché adesso i miei denti diventeranno denti da vampiro. Oh, aia, mi fa male tanto la bocca. Aia, mi fa male la bocca, Vinci. Ecco perché mi sento molto strano. Ah, 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 ah. Oh no, Anto, allontanati da me. Sembri un vero e proprio vampiro. Ho i denti? Hai i denti, ma ti ricordi di me? Non mi ricordo tanto bene di te. Mica vuoi mordermi? Perché i tuoi denti fanno davvero paura, vero Diavoletti? Guardate i suoi denti, sono molto affilati, Anto. Chi sei? Oh, sei Inchi. Anto? No, non bere questa pozione. Ma questo è l'ultimo passaggio. E non puoi diventare un vampiro. Bevi questa pozione rossa per diventare un vampiro per sempre. Adesso la bevo e diventerò un vampiro per sempre. Oh no. Anto, per favore no. Fallo per me, non ti ricorderai più di me. Guarda. Te ne sei dimenticato? Se diventi un vampiro potresti mordere la persona a cui tieni di più. Potresti mordermi. Adesso bevo la pozione. No. No. Oh no. Adesso diventerò un vampiro? Adesso diventerò un vampiro? Adesso sì che sei diventato un vampiro, ma Diavoletti, guardate. Oh no. Uno, i vampiri possono uscire solo di notte. Non devi stare alla luce del sole o ti brucerai. Oh no. Ok, adesso chiudiamo queste. Anto, tranquillo. Sto chiudendo le tende così la luce del sole non entrerà più in casa nostra. Anna, ho fatto un errore. Due, se hai dell'aglio in casa devi buttarlo perché l'aglio fa male ai vampiri. Ok, ho dell'aglio in casa, ho dell'aglio in casa. Oh, ma sì, certo, c'è dell'aglio. Eccolo, tranquillo, tranquillo, sto per buttare quest'aglio. Vediamo cosa succede. Oh, scusami tanto. Ok, ok, buttato. Adesso va molto meglio, così Anto non si farà del male. Non c'è qualche altra cosa? Qualche altra cosa da tener conto? Uno, due, no, non c'è la terza cosa, ma... Oh sì, adesso sì che ricordo. Potresti mordere alla persona a cui tieni di più. Anto, ti ricordi di me, vero? No. Di noi? Del nostro cagnolino? No. No? Adesso ti mordo. Oh no!